Io mi aspetto dal professor Draghi un governo di qualità con figure autorevoli, riconoscibili e un governo metà uomini e metà donne. Quale miracolo servirà al presidente del Consiglio incaricato per far fruttare all'Italia l'immenso potenziale delle donne? Per cominciare, una squadra di governo che sia anche un messaggio all'Europa di Ursula von der Leyen e Angela Merkel, che sia una misura di equità, ma soprattutto che sia un segnale per un paese dove solo il 45% delle cittadine lavora, dove in dicembre su 101.000 posti di lavoro persi, 99.000 erano di donne. Un governo per metà di professioniste sarebbe un segnale in controtendenza con la realtà del mondo politico italiano. Le donne in Parlamento rappresentano il 35% grazie alle quote rosa. In molte lavorano da brave soldatine fra le quinte. Ai vertici però no. Ennesima riprova alle ultime consultazioni al Quirinale. Nessuna donna ha parlato per Lega, 5 Stelle o Partito Democratico. Al Colle solo in 5 si sono espresse davanti ai microfoni Emma Bonino, Giorgia Meloni, Loredana De Petris e Rossella Muroni di Liberi e Uguali e Giulia Unterberger delle Autonomie al Senato. Scenario molto simile alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, Giulia Unterberger dopo aver parlato con Mario Draghi. Siccome sono una delle poche donne in queste delegazioni, mi sono permessa anche di parlare della questione di genere. Non è possibile che l'Italia, in tutte le statistiche dove ci sono i parametri delle pari opportunità, è all'ultimo posto. Questo non è solo un danno per le donne, ma è anche un danno per tutto lo Stato. Io ho chiesto che la politica di genere venga messa al centro di tutte le altre politiche e che in questo governo ci sia un'adeguata rappresentanza di donne. E siccome il senatore Salvini entro 12 ore è diventato da sovranista un convinto europeista, forse sto giro diventa anche femminista. Protagoniste dei giri di consultazione con il premier incaricato anche altre donne come Teresa Bellanova o Maria Elena Boschi per Italia Viva, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini per Forza Italia. È tuttavia probabile che le donne al governo siano soprattutto tecniche, perché come dice l'appello a Draghi dalle 40 associazioni di manager, economiste, giornaliste e parlamentari riunite nella rete Donne per la Salvezza, il totto ministro dei partiti è quasi esclusivamente maschile. Questa è una sfida complessa, ma deve essere vinta.